E poi, logicamente, i vescovi viventi vengono a chiedere che i clienti delle prostitute devono essere puniti. No, i vescovi dovrebbero andare in galera perché loro stuprano bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Per cui, cioè, quello dei vescovi e delle prostitute è una cosa irrilevante. Cioè, noi siamo all'attività di vescovi, che è un'attività eversiva rispetto al dettato costituzionale, rispetto alla società civile, cioè un'attività terroristica. Perché, torno a ripetere, sparare nella psiche dei ragazzi è infinitamente più grave che sparare ad Aldo Moro, che vi piaccia o non vi piaccia. Allora, pensate, se un vescovo dice, aperte le orette, le giovani religiose vengono sradicate dalla loro cultura, cosa succede ai ragazzi che vanno negli oratori? Cosa avviene in tutti quanti quei ragazzi che i genitori, in maniera stupida, li mandano all'interno degli oratori? Ammazzano i genitori ammazzano i figli. Cioè, ma vedete, se non si ha problemi nel prendere una persona di un'altra cultura, di un altro paese, di sradicarla, quel termine usato da loro, di sradicarla, di portarla in questo paese, di abbandonarla, rendetevi conto con quale cultura, quale insegnamento possono dare ai ragazzi che vanno negli oratori. Cioè, la mentalità della schiavitù è presente. Allora, posso andare io adesso? Sì, sì, no. Era quello di spostare sulla scacchiera i pezzi marci e colpire e colpiti dalle accuse più gravi era il metodo scelto dagli arcivescovi per mettere a tacere gli scandali. Sto leggendo dalla Repubblica del 13 ottobre, non è passato molto tempo. Era il metodo scelto dagli arcivescovi per mettere a tacere gli scandali insieme con qualche forma di risarcimento in danno alle famiglie colpite dai predatori clergi vestiti da prete. Fino al 2002, quando la tragedia dei preti pedofili esplose incontenibile a Boston, vi ricordo che noi ne avevamo già parlato nel 1996, che stava per esplodere, proprio da questi microfoni, pedofili esplose incontenibile a Boston, portando la curia quasi alla bancarotta finanziaria, oltre che morale. La diocesi di Los Angeles, la più estesa d'America, con 5 milioni di fedeli sui 60 milioni di cattolici americani, aveva già sborsato 10 milioni di dollari, una piccola somma, ricordando che il primo caso registrato di silenzio comperato risaliva al lontanissimo 1935. Ma la collaudata e triste formula manzoniana del sopire e sedare è stata spazzata via dall'uragano che si abbatté nel 2002 su Boston, altro capisaldo dell'America cattolica, sulla costa opposta, dove 500 preti furono accusati di pedofilia, uno condannato al carcere per violenza carnale su bambini e un assegno da 100 milioni di dollari è stato pagato per danni alle famiglie. Un conto che potrebbe impallidire davanti al risarcimento, davanti al disastro che queste ultime rivelazioni prospettano a Los Angeles. Lo scorso anno la diocesi di Orange Country, sobborgo losangeliano, è stata condannata a 100 milioni di danni per gli 85 casi di pedofilia provata in tribunali. Dal 2002 le denunce, sicuramente stimolate anche dal successo dei precedenti e dalla sostanziosa ricompensa, sono lievitate. 126 sacerdoti e altrettanti diaconi e personale non ordinato, per un totale di 250 dipendenti della arcidiocesi di Los Angeles, sono stati denunciati e gli avvocati di parte stimano in 500 milioni il possibile payoff, il conto finale. Ma neppure la sezione di Boston, dove la resistenza passiva del cardinale Lowe servì soltanto a ingigantire lo scandalo e a turbare il gregge, è stata imparata a Los Angeles, dove ancora si è tentato di insabbiare. La curia aveva ammesso che ancora 4 sacerdoti riconosciuti pedofili sono in attività, ma quando cassetti dei segreti si sono aperti e i documenti sono stati pubblicati sul sito dell'arcidiocesi, si è scoperto che sono il doppio, 8.
Eppure anche queste rivelazioni non sarebbero che uno sguardo dalla serratura, sostiene l'avvocato dei querelanti, che ha ovviamente interesse a dirlo. La sola certezza è che questi casi, che feriscono la Chiesa cattolica americana, per ora soltanto quella americana nel cuore della propria missione più cruciale, l'apostolato presso i bambini, aumenteranno, perché in ogni diocesi, da Boston a New York, a Milwaukee, a Miami, ad Dallas, le denunce si accumulano e le proteste di quella intolleranza zero promessa da Giovanni Paolo II non convincono, non dissipano le nuvole di ansia presso i genitori. Non quando leggono il dossier oggi pubblicato da padre Richard Henry, denunciato dalle suore presso la chiesa del Santo Rosario, che avevano informato garbatamente il vescovo delle sue eccessive predilezioni per i bambini. Andò in prigione nel 1993, ma soltanto 2 anni or sono, nel 2003, venne finalmente espulso dalla Chiesa Cattolica Romana, creando l'impressione di essere più intenta a estirpare i peccati della società civile che a bonificare se stessa. Un po' Questo modificare se è stesso. articolo della Repubblica, giovedì 13 ottobre 2005. Quando la Polizia di Stato e la magistratura decideranno di alzare in maniera seria i coperchi della Chiesa Cattolica in Italia ed agire con i mezzi che hanno a disposizione, l'America impallidirà, sarà santificata rispetto alle porcate avvenute in Italia, volute, organizzate, decise dal criminale assassino, pederasta Ratzinger, questo criminale assassino che dovrebbe essere in galera anziché esaltato, anziché apparire in televisione. I mezzi la magistratura li ha, i mezzi la Polizia di Stato li ha. Certo, serve la spinta sociale, serve una presa di coscienza civile affinché questo non avvenga mai più. Sì, beh, sai, abbiamo avuto una dichiarazione su cui pochi hanno protestato, hanno alzato la voce. Quando il signor Ratzinger ha dichiarato i diritti creati da Dio, non dallo Stato. Noi che siamo sempre stati sostenuti che il concetto di cittadino, di appartenere a una comunità, è fondamentale che la comunità, lo Stato, danno le proprie regole, le proprie scelte. Il fatto che dire che i diritti di una persona non gli appartengono, non sono propri, non sono inerenti alle persone, ma che derivano dal Creatore. Ti faccio osservare, Francesco, che adesso sono le 16:09 minuti e che noi abbiamo soltanto 20 minuti di trasmissione. Per parlare di sta roba dovremmo fare 18 ore di trasmissione, anche per, cominciando dai diritti civili, dall'illuminismo e da tutto il resto. Fa Sì. parte. Vai, vai, comunque No, vai, allora, tranquillo, Francesco. vedo che tu lo vedi che è un argomento No, 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 vai molto. tranquillo, vai. Faccio un passo indietro, Sì. che così facciamo comprendere. Siamo partiti dal richiamo dei genitori che mandano i propri figli negli oratori per cercare di dargli un'educazione, dargli dei valori. Sappiamo che in realtà se c'è un qualcosa che è negativo per un bambino è frequentare un oratorio, soprattutto che vada in un oratorio per avere il catechismo. Il che significa che i genitori non sono attenti ai bambini. Prendo dal Corriere della Sera una notizia. La mente fa le somme prima di 5 anni. In età prescolare sono già sviluppati la conoscenza e il valore dei numeri. E ora, rendetevi conto che noi abbiamo scoperto adesso, Loro hanno scoperto sì, adesso. cioè loro, io parlo come cultura occidentale, che i bambini sono intelligenti, che hanno una capacità, che addirittura sono capaci di fare conti, di conoscere, di avere un'idea del valore dei numeri prima di andare a scuola. Eppure qualcuno è fondamentale, dice che per questi bambini è importante che imparino l'amore del criminale Gesù Cristo. È importante che vadano in oratorio per imparare le È lezioni. importante che dicano Hi Hitler, sì buona, sì Dio, sì Gesù. Cioè, siamo la stessa roba, più o Però i meno. genitori che non si sono accorti di questo, certamente sono stati resi drogati, alterati dal pensare che questi poveri bambini che prima di 5 anni sanno fare i conti hanno il peccato originale e di conseguenza vanno salvati, di cosa vanno battezzati, vanno cresimati, vanno comunicati, gli vanno insegnati i peccati.
ma significa anche non avere nessuna attenzione per i propri figli. Francesco, mia figlia a 2 anni già leggeva, e a 5 anni si è letta La Storia Infinita e si è letta Il Signore degli Anelli. Sì, a ma 5 anni. Io vedo molte volte genitori che rimporono, ad esempio, i figli perché non sanno i 10 comandamenti. Perché giustamente i bambini trovano i 10 comandamenti cretini e rimprovano perché non sanno cosa è un peccato. A me, se ci fosse un attimino di più attenzione nel comprendere, cioè, almeno invece di leggersi la Bibbia, si vadano a leggere la rubrica Scienza del Corriere della Sera e capiranno che i loro figli non sono dei peccatori e non sono marcati da un peccato originale e che non hanno bisogno certo dei principi religiosi cristiani per diventare degli adulti, ma che basterebbe una loro maggiore attenzione nei confronti di questi ragazzi. Cioè, significa che anche se un bambino prima di 5 anni è capace di comprendere il valore dei numeri, che non è un essere vuoto, che la sua vita non vale perché è stato battezzato, ma in se stesso ha un valore, in se stesso ha un qualcosa, e questa potenza, questa energia che ha dentro il bambino, la società, la cultura, l'ambiente, la comunità dovrebbe cercare di aiutare il bambino. E invece noi assistiamo che le comunità ecclesiali sono impegnate al fatto che il bambino faccia la comunione, il fatto che vada al catechismo, il fatto che impari le orazioni, il fatto che si vada a contrire i peccati che commette. Questo significa sparare nella psiche dei ragazzi, e questo, te lo torno a ripetere, per me è un atto di terrorismo, di una gravità immane, perché se è vero che un terrorista può farsi saltare con una bomba, può far esplodere, può ammazzare qualcuno, ed è un atto grave che va chiaramente perseguito, però si tratta della persona, cioè si tratta della cosa in quel momento. Ma sparare nella psiche dei ragazzi significa sparare nel futuro della società civile, è per questo che per me significa di una gravità immensa. E non so se riesco a farlo capire, Francesco, questo, ma forse non ne frega niente del futuro, tanto arriverà lo tsunami, arriva la fine del mondo, il pazzo in alto arriva sulle nuvole, ci sarà il giudizio universale, che futuro è? Scusami. Allora, Claudio si richiama spesso la magistratura, e allora io, sai, la magistratura si dice che chi la critica, che è un qualcosa che difende se stessa, che non ha autocontrollo. Però quando leggo che un magistrato, un certo Luigi Tosti, sotto processo per rifiuto di fare udienze, perché? Perché si rifiuta di applicare la legge sotto il crocifisso. La magistratura non ha avuto problemi nel mettere sotto inchiesta, di processare una persona, non perché ha commesso dei reati. Guarda che io ho parlato con Tosti, cioè mi ha telefonato. In realtà lui vuole arrivare alla Cassazione, sì? Cioè lui è deciso ad arrivare in Cassazione. E tieni presente che Tosti ha scritto al Presidente della Repubblica chiedendo al Presidente della Repubblica 5 fotografie da poter esporre nelle aule in cui lui agisce, perché è giusto che nelle aule ci sia il simbolo della Repubblica. Il simbolo della Repubblica è il capo dello Stato. Beh, cioè è uno dei simboli della Repubblica, è il capo dello Stato. Per cui già è obbligatorio in certi uffici esporre la fotografia del Presidente della Repubblica, no, Francesco? Se non mi sbaglio, Polizia, Carabiniero, questo c'è. Uffici pubblici, sì. E lui praticamente dice: non ho fotografie da esporre del Presidente della Repubblica. Ha chiesto direttamente al Presidente della Repubblica le fotografie da esporre. Ecco, una notizia che io ho avuto nel mondo della scuola, qualcuno dice che il Ministero della Pubblica Istruzione si sarebbe attivato per emanare una circolare, io non ho avuto occasione di vederla ancora, in cui si invitano i capi istituto a mettere i crocifissi in tutte quante le aule scolastiche. Chissà perché. Sai, quando si parla di tagli, di spese inutili, penso che si potrebbe tagliare anche su qualche crocifisso e destinarlo all'insegnamento. Penso che se ci fossero insegnati con maggiori sostegni, con maggiori contributi, con maggiori supporti, penso che un crocifisso risparmiato sarebbe meglio per la cultura. Al di là di questo, insomma, c'è una guerra in corso che poi non li salverà. Più crocifissi metteranno e più sarà il crollo che faranno. Cioè, sappiamo benissimo che possono agire soltanto a livello di Stato, soltanto con le armi, soltanto con le direttive, soltanto con le circolari, soltanto con la violenza. Ma il loro Dio è un assassino, è un terrorista criminale, è uno che dovrebbe stare in galera, dovrebbe essere processato. Faremo un processo in Norimberga con i cristiani. Comunque, prima o dopo dovrà essere fatto. Comunque ricordiamoci, un magistrato processato dagli altri colleghi, perché questo dice, giustamente si richiama il valore laico dello Stato, e dice: io
faccio il mio lavoro, però non voglio quel cadaverino sul crocefisso, cioè quel cadaverino sul crocefisso. Lui l'ha chiesto anche l'alternativa. Ho detto, vabbè, volete il crocefisso? Benissimo. Allora mi esponete anche i simboli ebraici, mi esponete anche gli altri simboli religiosi. Cioè lui ha fatto anche le alternative, poveraccio. Cioè lui ci ha provato. Cioè lui ci ha provato a ribadire quello che è il principio di libertà religiosa e di laicità dello Stato. Si trova a fare una battaglia. Voleva addirittura dimettersi, detto, non sta a dimettere per piacere. Cazzo, una volta che c'è un magistrato e non è. Cioè, cazzo. E viene processato perché ha chiesto soltanto di poter lavorare senza crocifisso in aula. Addirittura avevano paventato di fargli un'aula per sé senza crocifisso. Che ha detto, no, queste cose. Ghetti no, ha detto. Diamo via le telefonate. Via le telefonate. 049 700 700 049 700 838. Sì, ecco, appunto è la dimensione di quello che avviene in Italia, in cui appunto un giudice si trova a essere processato. Ciao, ciao Ivano, ciao, ciao. Ciao. Più veloce della luce. Più veloce della luce, tutto bene, tutto sì. Bene, tutto bene. Tutto male. Pensito, niente, se praticamente il crocefisso è spae, sentendo il crocefisso è spae, uno che è alieno, veramente, se è alieni, è un casino, cioè nel senso che, insomma, o che te metti il crocefisso, o te metti a mezzaluna, te metti tutto, insomma, a parte quello, insomma, ho letto l'articolo di Tosti. Hai letto, sì. Sì, sì, sì. E dopo passo comunque, non a Nike, sì. La statua Nike, e ho qua un libro di arte greca. Vai tranquillo, è la Nike di Samotracia. Sì, Nike, ne due però qua. Ne, sì? Sì. Certo. Una alta 2,40 m, cioè, tratta da una nave. Aspetta che mi so segnare, eccola qua. Dunque, figura di Atena e della vittoria alata Nike, tratte dalla balconata che circonda il tempio di Atena, Nike sull'Acropoli di Atene, circa 410 avanti Cristo, altezza sì. 87 centimetri. Questa. E questa qua... E quella di Samotracia era molto più alta. Sì, e questa qua la vittoria di Samotracia, raffigurata esatto. Nell'atto di spiccare il volo dalla prua di una nave, era situata nella vasca superiore di una fontana per commemorare una vittoria marinara, circa 190 avanti Cristo, altezza 2,4. Esatto, e racconta che quella statua fu un regalo di una città a Samotracia, proprio perché Samotracia era intervenuta praticamente in sua difesa. Sì, sì, sì. E è proprio decapitato, vedi, proprio in piedi, sì, con coreati. Sì, sì, sì. Anche il fatto che sia decapitata è estremamente simbolica. Sì, sì, molto capisci? Importante, sì, 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 più simbolica perché... Sì, sì. Anche perché una faccia vale un'altra, cioè sì, non è sì, che sì, sia... Sì, sì, sì. Possiamo mettere tranquillamente la faccia di Francesco o la mia o la tua o quella di chiunque. No, guarda, non ci sta, non vomiterebbe, ci sta. Vomiterebbe, rigetterebbe. Ci sgretolerebbe. Cioè, i costruttori di campi di sterminio non hanno no, diritto. No, non esiste. Non hanno diritto a vittoria. Niente, anzi, cos'è che capì ora? Qui quello di Samotracia. Quello di Samotracia, soltanto che è alta 1,70 m circa, per quasi 3 tonnellate. Sì, sì, sì. Tre quintali, scusa. Nel lato di spiccare. Esatto, è nel lato di spiccare, proprio quella. Proprio quella. E anche quel colore, diciamo così, rosa, sì, 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 sì. Rosa che non è bianco, no? Sì, infatti, è rosa e colpisce molto. No, questo qua, il mio libro in bianco e nero, in bianco e grigio, se vede una gamba nuda, diciamo, no? La sinistra. Esatto. Se... Dopo, cambiando discorso, qua sulla Repubblica, cioè, è logico che se là, diciamo, gente ancora che va a Cresima a 15 anni, guarda, che se fissano dappertutto, la fissano di San Pietro sbarca in Vaticano, che se Madre Teresa, Don Bosco, tre episodi. Sì, Don Bosco era un pederasta, Madre Teresa è caduta da trafficante di bambini, San Francesco era un distruttore della società civile, Sant'Antonio era un macellaio dei catari. San Pietro è un imbecille, cioè, perché oltre che schiavista era anche un imbecille, cioè, era qualcosa di osceno. Cioè, tutti manifestazioni di principi contrari allo Stato, alla Costituzione, allo Stato sociale.
Vergognoso, è una vergogna. Sì, sì, ma che sei una valanga di proprio di edificio, no? Che sì, praticamente sì. La gente, la massa, diciamo, quelli che vede la TV, che guarda la TV, no? Arriva il volta stomaco, non ti preoccupare che arriva il volta stomaco, tanto fra poco arriva sì, Harry sì, Potter, sì. Poi tutti vanno a vedere Harry Potter, esatto, e almeno potevo vedere un film tranquilli. Don Firmino, Don Matteo, quattro, addirittura quattro, Don Firmino, il segreto di fatto, terzo segreto, tre puntate. Terzo segreto di Fatima, tanto si sa già che è una cazzata in mano. Le cioè, due croci, Gesù di Nazareth, ma se ne spaventoso, una pagina intera veramente, sì, con sì, un applauso sì. Finale di tutti i registi qua e di Rassing, naturalmente quel film il 19 aprile su Carol. Ringrazio chi ha realizzato l'opera che mostra tutto il male del nazismo. Ah sì, ecco, ma sì. Proprio lui che è stato sì, nazista, appunto, no? Appunto, oltretutto. Sì. Cioè, è vero, vabbè, ma sì, po', sì. Però è così. Cioè, al di là di tutti i ma e i se, le cose stanno così. Sì. E il fatto che lui sia diventato Ratzinger, il capo della Chiesa Cattolica, dimostra che c'è stata una continuità. Esatto. E basta, non c'è stata una rottura. Sì, sì. Tutti possono fare delle cose diverse o strane, tutti possono aver fatto, magari aver rubato qualcosa, ma basta che gli diano un taglio, no? Sì. Lui non ci ha dato un taglio, anzi. Esatto, continua dopo che vede il Gesù femminista di Jane Fonda. Cavolo, Gesù femminista, ma no! Dice Jane Fonda, oggi studio i Vangeli, nessuno come Cristo ha saputo celebrare la grandezza delle donne. Certo, certo, certo. E infatti tutti quanti sfugge che è stato arrestato quel ragazzino nudo, vero? Nessuno lo dice. Sì, ma tutti quanti, se fa volta Gabbana, tipo sì, sì. La Fallaci, sta qua in fondo, era la passionale, sappiamo, no? Sappiamo, sì, ma è giusto che sia così, sai, in fondo quello che è il condizionamento educazionale della esatto. Prima infanzia, con l'età dopo tende ad emergere se uno non ha fatto un lavoro. Sì. Invece come me che piangeva ogni giorno quando avevo l'asilo, mi portava l'asilo, ed era un lago del lacrime, del sangue del lacrime che mi portava dentro, sentivo che l'odore ha del suore marse, attaccapanni piccoletti, sì, attaccapannini piccoletti, sentivo che proprio niente, era una repulsione, e ogni giorno c'era pianto, piangevo, tornavo in rio, mi dice pa, buttava dentro. Però ancora che sono ancora tosi, insomma, non so, a 15 anni va a credi, ma non so, insomma. Genitori che si sono arresi, più che altro. Sì, vabbè, ma una volta a credi ma faceva bene. Prima penso, non so, ma 10-11 anni, non so, Ivano, mi ricordo. Io mi arrendo davanti a questo immenso. Sì, sì. Posso tentare di salvare, di cercare di mettere insieme quello che posso mettere insieme. Sì, ma sì, sì. Non posso ma fare veramente, altro. Ma veramente, se... Te asse un po' 15 anni, insomma, che va ancora a credere, ma non so niente. Va bene, dai. Va bene, va. Sentiamo. Ciao Ivano, ciao. Auguri e buona giornata, ciao ciao. Ma d'altro pronto? Sai. Pronto, Gian Paolo. Ciao. Bello. Ciao Francesco, ciao. Claudio. Mi abbassi la radio? Sì, certo. Scusa. Pensavo ai misteri, no? Sì. Nessuno è in grado di darmi delle spiegazioni su dei misteri. Io dico una cosa, di fronte a un albero, che ha 800 milioni di anni, perché i primi amebe, muschi, eccetera, hanno 800 milioni di anni, i virus 3 miliardi di anni, io, Homo sapiens, Homo erectus, 10.000 anni e via dicendo, no? No, non è vero. Cioè, 10 milioni di anni l'Homo erectus, no? Ora dico io, nella forma di erectus, l'albero ha bisogno di parlare, di avere la coscienza. Ce l'ha? Questo io mi chiedo, non ha bisogno, perché ha già superato tutto. Ce l'ha la coscienza, l'intelligenza, la coscienza, certo, ma è quello che la esprime a modo suo. No, ma io dico una cosa, che i misteri per me sono delle bugie tremende, perché non ci sono misteri in natura, ci sono conoscenze, e a che livello scientifiche, solo che io uomo, Homo erectus e voi sapiens, non ho la capacità, non ho il carburante per arrivare a comprendere quello che è la scienza della natura. Ma io la arrivo e la mi fermo. Certo, ma è inutile dire i misteri, sono delle puttanate, ma delle bugie tremende, i misteri. Non esiste il mistero, esiste la bugia. Sì, esiste la voglia di ingannare. Di ingannare, perché in definitiva la scienza è infinita, non
la mia, ma la scienza oggettiva, la scienza teorica, la scienza è infinita, sono io che sono finito, che a un certo punto fino a là arrivo e progressivamente andrò un po' più avanti, ma avere la meta, avere l'arroganza di avere il principio e la fine, cos'è questo principio e la fine? Cos'è un principio e una fine? Cos'è? Sì, quello che io non so, e ora mi taccio e dico aspetto. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao. Fra tante cose che dicevano i pitagorici dicevano che gli dèi erano nati, naturalmente venivano presi in giro da Aristotele, diceva che gli dèi sono eterni, sono sempre esistiti. Vabbè. Se poi esistono le trasformazioni che sono anche un'altra cosa, però sai, bisogna intendere cosa significa anche nati per quanto riguarda il contesto, se noi lo diamo nel valore occidentale contemporaneo è un'altra cosa. Sì? Mi senti? Certo. Sì, Luciano da Mestre, vorrei dare un'informazione. È appena uscito un libro di Michel Onfray, per caso. Sì, trattato di etologia, sì. Bellissimo, ecco, e su Sky, canale 142, il 25 di ottobre alle 10, che sarà una sua intervista. Quindi se vogliamo ascoltarla e vederla, e consigliare anche la lettura di questo libro, che è molto bello, che dà tante risposte agli argomenti che trattiamo. Sì, ma infatti avevo letto la recensione del Corriere della Sera di questo libro, già alcune settimane fa ne avevo già parlato, facendo la recensione del libro. Lo capivo, e anche sull'Unità, che stagioni fa una pagina intera dedicata a questo libro qua. Esattamente... martedì è il 20 di aspetta, 20 settembre, sì, un mese fa circa. Ok. Comunque, ripeti l'appuntamento su Sky, quando è? Il 25 di ottobre, quindi fra pochi dei giorni, alle 22, con la traduzione di... aspetta, che ho l'articolo qua, che non lo trovo adesso. Dove è che ho? Eccolo qua. Chiara Veltri, non so se conosce. No, non conosco, beh, ma la traduzione è... Comunque è canale Cult, Sky 142, 25 ottobre alle 22. Perfetto. E tratta proprio di questo argomento, del suo libro, insomma. Che è veramente molto interessante, ha tutte le risposte, mi pare, anche della trasmissione di Ancuo, insomma. Perfetto. Ok? Grazie. Grazie infinite. Ciao. Sì, perché appunto per chi ha Sky, appunto, la Francesco, dimmi un po' di cosa parla quel libro e dopo chiudiamo la trasmissione. Quel libro di che ha parlato il nostro... Scusate. È un trattato di etologia ed è ben fatto. Praticamente questo testo è una critica complessiva a tutto il monoteismo, cioè nel senso che prende l'Islam e l'ebraismo, e soprattutto se la prende con la figura di Cristo, e soprattutto dice che è ora di finire quei laici che trovano qualcosa di positivo nel cristianesimo. Perfetto. È un testo che io consiglio, anche appunto se il titolo può essere fuorviante, se anche l'autore si è dichiarato, però individuato quali sono i problemi. Alvise qui, benissimo. Noi vi salutiamo, lasciamo i microfoni ad Alvise e a risentirci alle ore 19, cominceremo le correnti vegetative e parleremo anche un po' di sesso, un po' di cose, visto che fa sempre sesso va sempre bene. Ciao a tutti. Ciao.